Le scuole riapriranno ufficialmente solo il 15 settembre, ma per 3.000 ragazzi e ragazze della provincia di Arezzo la campanella ha già ripresa a suonare. Da lunedì 25 agosto, infatti, sono cominciati gli esami di riparazione, che avranno termine sabato 30 agosto, in anticipo rispetto agli anni passati in cui la verifica del debito era fissata per settembre. Quest'anno, invece, per la prima volta tutti gli istituti aretini hanno anticipato ad agosto. Le prove coinvolgono solo nella città di Arezzo 1.500 studenti che non hanno raggiunto la promozione a giugno e dovranno rimettersi in pari con una o più materie. Fossombrone e Margaritone, gli istituti che raggiungono il più alto numero di rimandati, circa uno studente su due. Statisticamente invece i licei registrano un numero maggiore di studenti promossi senza debito. Ma i problemi maggiori nel sistema scolastico aretino non sembrano essere quelli relativi al profitto degli studenti. Si sta infatti aggravando la situazione dell'edilizia scolastica, cantieri aperti per il liceo psicopedagogico Colonna e il liceo classico Petrarca, che costringeranno le scuole a trovare locali alternativi almeno per l'inizio dell'anno scolastico. Intanto dal ministro Giannini arriva una scossa considerevole per l'organizzazione scolastica nazionale, una serie di linee guida che saranno presentate venerdì prossimo in Consiglio dei Ministri e che vedono aprirsi già aspre polemiche per uno dei provvedimenti che vorrebbe l'abolizione delle supplenze.